Siamo? Allora, Vieni qui. no, è fatto un investimento. Ok. Buonasera a tutti, pubblico, non pubblico, amanti della musica o comunque gente interessata alla musica in generale, in particolar modo a questo stranissimo strumento che è Charleston Stick. Salutiamo e ringraziamo Michele Vitulli e Jacopo Ciani, scusa, rispettivamente Charleston Stick e violino. Presenteranno il nuovo album di Michele, che si intitola Polimeri Effimeri, in diretta e soprattutto live per appunto Octo Music, ma in particolar modo per lo Stick Center Italia. Stick Center Italia, che appunto attualmente ha la sua sede qui presso la Octo Music School Live di San Filippo Dolce in provincia di Siena. E siamo emozionatissimi per questo evento. Ringraziamo tutti quelli che ci seguono in diretta, ma quelli che ci seguiranno in futuro naturalmente, ricordando che questo evento, la faccio breve, non vi preoccupate, è in seno a un meeting che appunto la Comusic propone per lo Stick Center Italia, che non è altro che la diaspora degli stickisti italiani, che vorremmo tanto, insieme a Michele e tanti altri amici, che, come dire, non tanto crescesse, perché comunque gli stickisti siamo quelli che siamo, gente poco raccomandabile, ma che si unissero un po' più tra di loro e che collaborassero maggiormente. Michele ci fa questo gigantesco regalo oggi, questa anteprima della presentazione del suo recentissimo album, proprio per dimostrare che in seno allo Stick Center Italia e quindi ai nostri meeting, tutti possono presentare i loro progetti, possono quindi in qualche modo creare uno showcase e poterlo registrare, incidere sia audio che video per appunto promuovere i propri progetti e naturalmente condividere qualsiasi informazione con gli altri stickisti. Allora, Michele, innanzitutto, ci vuoi parlare di quello che vuoi, ma in particolare di quest'ultimo progetto, della collaborazione con l'app, che è nato? Allora, questo progetto è un concept album che io in realtà ho inciso diverso tempo nel senso che ruota intorno a una storia che ho scritto, che si intitola appunto Polimeri Effimeri, è una storia che parla di vita, amore, morte e quant'altro, in musica fondamentalmente. È una storia parzialmente autobiografica, ma che comunque ho la pretesa di dire riguarda un po' tutti, perché poi i polimeri effimeri siamo tutti noi esseri umani, che siamo degli aggregati di molecole che sono qui per un puro caso, per una fiamma, una briciola di infinito messa qui su questo pianeta, su questo sasso che ruota nello spazio, e che probabilmente dovremmo stare tutti attaccati l'uno all'altro e cercare di amarci il più possibile e di stare insieme il più possibile, invece spesso e volentieri ci si fa tanta guerra inutile. Il senso del disco è per l'appunto questo, è un viaggio introspettivo, è la storia di un uomo, che è la storia più vecchia del mondo, un uomo che incontra una donna e un amore che nasce, ma all'interno di tutto questo ci sono tanti risvolti, c'è per l'appunto tutto ciò che offre la vita, quindi anche la morte, anche le sofferenze, ma anche le cose belle, le cose belle e le cose brutte, l'insieme della vita a livello generale. Io ho registrato poi, sviluppato tutto quanto questo concept album da zero in un mese, e dopo qualche mese ho trovato finalmente un violinista degnissimo, in grado di registrare le mie elucubrazioni sonore, tutti i miei risvolti emotivi che avevo messo su note, e di farlo benissimo, che è Jacopo Ciani, in un solo giorno ha registrato gli 11 pezzi che compongono questa suite, è stato bravissimo, e da allora è rimasta in qualche maniera nel cassetto, perché ho sempre, siccome è un album che non, diciamo, fuori dai confini normali, perché non saprei definirlo, a qualcosa in quei territori di confine che si muovono fra magari un certo tipo di prog rock più acustico, ma anche un
territori new age, ambient, ma allo stesso tempo con una ricerca melodica abbastanza forte. Ho cercato di comporre dei brani che, anche se armonicamente e anche a livello di tempi, a volte sono un po' particolari, un po' tra virgolette ricercati, avessero delle melodie che in qualche maniera si fossero cantabili, si potessero anche ricordare, uno se potesse pistettare anche sotto la doccia. E quindi il tentativo è stato un po' questo. Per diversi anni è rimasto lì nel mio computer, finito, doveva essere solo masterizzato, rimixato magari un po' meglio e poi masterizzato. Finché non ho avuto all'inizio di quest'anno la grossa fortuna di collaborare con uno dei più grandi musicisti a livello internazionale, che è Jerry Marotta, batterista storico che ha suonato un po' con tutti, da Robert Fripp a Peter Gabriel, batterista storico di Peter Gabriel, da Paul McCartney a Cher, veramente tantissimi nomi di pop, ha suonato veramente con... Ho avuto la fortuna di fare questo tour europeo con lui e con Flav Martin, questo chitarrista americano, anche lui, sono entrambi statunitensi. Abbiamo suonato per un mese, siamo stati in giro praticamente suonando tutti i giorni praticamente tra Francia, Belgio, Germania, Austria, Svizzera e Italia. E questo mi ha dato l'occasione di riprendere in mano il progetto, mixarlo per bene, masterizzarlo. Grazie al signor. Ci tengo a ringraziare Tommy Bianchi per il mastering, Daniele Mario che ha fatto una grafica bellissima del disco, Luca Pirizzani che ha fatto delle splendide fotografie, Stefania Stelluto che mi ha omaggiato di un suo disegno bellissimo che è contenuto all'interno del disco. Caroline Bennett che ha tradotto la storia, perché la storia che ho scritto la trovate nel booklet del disco in versione italiana, spagnola e inglese. La traduzione in inglese è stata fatta appunto da Caroline Bennett. E quindi grazie a tutti loro se ho potuto diciamo, realizzare questo disco. È un progetto che onestamente non riesco a classificare, ma che a quanto pare quelli che l'hanno ascoltato, insomma, ad alcuni è piaciuto, quindi stiamo iniziando un po' a portarlo fuori dal vivo. Questa è la prima volta che facciamo 5 pezzi come anteprima di una presentazione ufficiale che spero avverrà a ottobre a Firenze, e la stiamo ancora organizzando, quindi non posso dire altro. Insomma, stay tuned, come si dice in questi casi. Cos'altro? Non so se ho dimenticato qualcuno all'interno. Ah, sì, certo, chiaramente. E grazie enorme anche a Daniele Bao che ha registrato il violino. Nulla di questo disco posso dire questo. È il mio primo disco, tra l'altro, di materiale totalmente inedito. Soli due strumenti che dialogano un po' dall'inizio alla fine. Precedentemente avevo fatto un altro disco qualche anno fa, mi sembra nel 2014, sempre incentrato sullo stick, che si chiamava Discovering, l'ho trovato allora in niche su Spotify e altre piattaforme digitali, ma in quel caso erano un EP di 7 brani, tutte cover rivisitate, te hai anche ascoltato l'epoca, tutte cover, la maggior parte cantate, rivisitate, sullo stick. Questo invece è il primo progetto del materiale, il mio materiale totalmente inedito, anche se devo dire che in questi ultimi anni ho avuto la fortuna di registrare lo stick anche in altre produzioni, soprattutto i lavori che sto facendo con Francesco Rainero, questo giovane cantautore, dove ho avuto l'opportunità di inserire lo stick in un contesto più pop, che è una cosa strana, un po', normalmente diciamo non si trova molto. Però diciamo, sono riuscito a integrarlo in un contesto più ampio dove ci sono batteria, programmazioni, tastiere, chitarre acustiche, elettriche, violino elettrico, fiati, insomma tutto un insieme dove lo stick si è inserito tutto sommato abbastanza, secondo me abbastanza bene. Nel primo disco abbiamo avuto come ospite Grazia Di Michele, una delle principali cantautrici della scena italiana. In un brano, in un singolo che per l'appunto vedeva lo stick come protagonista del pezzo, insieme alla chitarra acustica. Ho registrato nel primo disco di Francesco, che si chiama Mancia, ci sono 4 pezzi registrati allo stick.
stiamo facendo il secondo disco, abbiamo già fatto vari pezzi che sono usciti lo scorso anno, quasi tutti devo dire presente lo stick. E nel nuovo disco abbiamo anche come ospite Gerry Marotta alla batteria e un paio di brani. Quindi insomma, devo dire, ho avuto modo di registrarlo anche su dei progetti che sto facendo insieme a Francesco, dei musical per bambini. Il primo musical uscito 3 anni fa, in collaborazione con l'Accademia Musicale di Firenze, con la Scuola di Musica Scandicci e il Comune di Firenze. Il primo musical è diventato anche un disco, tutto centrato sull'ecologia. È stato molto bello vedere 300 bambini delle scuole che su un palco molto bello, come quello del Teatro della Pergola, cantavano su queste basi, dove anche qui, diciamo, ho fatto largo uso di questo strumento, in un contesto, insomma, chiaramente in cui si integrava con altri strumenti. E poi abbiamo fatto altri due, un altro musical che è durato per 2 anni, sempre al Teatro della Pergola, e adesso stiamo lavorando al terzo progetto per quello che ci. E poi devo dire, ultimamente lo sto utilizzando molto anche in altre situazioni, principalmente situazioni un po' più piccole, duo barra trio, sia con, per esempio, con Lele Fontana, mio partner dei Noise and Toys, che suona pianoforte elettrico, insomma, tastiere e canta. Con Matteo Urlo, chitarra elettrica e voce. Con la splendida Laura Landi, cantante meravigliosa. Ora questa cosa con Jacopo, ho avuto la fortuna di collaborare anche, fare delle serate in duo anche con Claudio Giovagnoli a sassofono, con Luca Maria Rega alla tromba. Insomma, ho cercato di spaziare il più possibile, come tu mi insegni giustamente, nel mondo della musica un po' a 360 gradi, per cercare anche di portare questo meraviglioso e difficilissimo strumento nel mondo della musica moderna, Ok, se siete d'accordo, prima magari di esporre altri temi e conoscere meglio sia il progetto che probabilmente come lo presentate, con quali strumentazioni, eccetera, possiamo sentire una canzone? sì, Siete d'accordo, sentiamo, possiamo possiamo fare. sentire un brano. Cosa ci sarà? Allora, il brano con cui si apre l'album, che si intitola You. Thank you.
abbiamo un folto pubblico oggi, ma speriamo che pazientemente ci seguano in streaming, anche se lo streaming ha fatto un po' le pizze per pochi secondi. Allora, complimenti. Mi viene subito. I tuoi complimenti sono. Iniziamo a farci complimenti a Milano. Manda dal cielo, grazie. Allora, Andrea, posso dire questa cosa, che Andrea è l'unico sofista da cui ho preso ben due lezioni di Stick anni fa e che mi ha aperto un po', sono bastate due lezioni per aprire il mondo. Possibile. Allora, no, i commenti si possono sprecare tutti in positivo, ma vorrei andare magari sul dettaglio tecnico, se siete d'accordo. Assolutamente sì. Un po' la voce, perché magari può essere questo interessante, sì. Anche se, scusate se la videocamera è un po', come dire, poco diligente per esporre, per far vedere appunto, illustrare quanto materiale audio avete implementato per ottenere queste sonorità così interessanti. Allora, io vedo naturalmente tipico dello stickista è quello di separare gli effetti per la parte della mano destra e la parte della mano sinistra, melody e bass. Normalmente si usano, no, i pedaliere sterminate, ma anche Jacopo mica scherza, cioè guarda sì. Che può dire. Questo è il set piccolo. Questo è il set piccolo, sì, cioè quello piccolo. Grande. Sì, sì, sì. Allora, c'è una regola che dicono gli insegnanti americani, don't get too rock. Cioè non ti intrigare troppo con, sì, i cavi, no? Che rischia di... L'altro, Michele, potete vedere alla sua, appunto, alla vostra destra, dispone anche di un impianto che lo aiuta a gestire poi tutti questi canali. Guarda, questo è il risultato di anni e anni. Non so se ti ricordi la prima volta che venni a lezione da te in cui mi portai dietro il computer, la testata, una cassa da basso, non si capiva bene. Beh, allora, premessa. Io, uno dei motivi per cui adoro lo stick è che mi piace ascoltare tanto gli stickisti, che poi non sembra che si sprechino i complimenti a vicenda, ma perché... Nella realtà la cosa che mi piace molto degli stickisti è che io non ho mai sentito due stickisti suonare alla stessa maniera, né in termini tecnici né in termini di suono. Penso che sia lo strumento più personale del mondo, nel senso che ognuno veramente ci mette se stesso, ed essendo ognuno di noi unico, ogni stickista che ho sentito suona in maniera, ma veramente tutti, poi chiaramente ci sono i cosiddetti mostri sacri, no? Calverson, Bregava, Steve Anderson, il grande maestro Emmett, possiamo andare avanti fino a domattina perché ce ne sono. Ma nella realtà tutti gli stickisti a qualsiasi livello che ho sentito, ognuno dà una cosa veramente personale, ognuno dà una cosa particolare, ognuno da se stesso in termini di tecnica, in termini di estetica musicale, ma anche in termini di suono, perché ognuno poi trova la sua via. C'è chi usa lo sticker, si può usare anche mono, chiaramente, essendo questo uno strumento che è programmato anche per uscire stereo, io ho cercato fin da subito di suonarlo stereofonicamente. Chiaramente, per come nasce dal buon vecchio saggio Emmett, lui chiaramente utilizzava due amplificatori, uno per basso, uno per chitarra, e quindi la mia grande età portarmi dietro due amplificatori, diciamo, la mia schiena non mi ringrazia particolarmente, anzi piuttosto mi maledice. Quindi nel corso, poi tra l'altro è ancora una questione degli spazi, che come ben sai sono spesso e volentieri ristretti, quindi più roba hai e più diventa un casino riuscire a integrarsi in un contesto un po' più ampio, no? Non andando tanto da solo. Io un tempo avevo un doppio pedaliera, poi sono riuscito a, ecco, per quanto sembri paradossale, questa è la riduzione più, è la vera riduzione che sono riuscito a fare, nel senso che ho eliminato di base gli amplificatori tradizionali, così come ho eliminato la maggior parte dei pedalini analogici, per rivolgermi più sul terreno digitale di emulazione, ma con cose fatte abbastanza bene, nel senso che dopo anni di ricerca io ho ridotto tutto il mio set fondamentalmente a
due multi-effects fondamentalmente. Uno è il Mod Duo della Mod Devices, che è uno strumento secondo me favoloso per gli strumentisti, intanto perché ha due input e due output separati, quindi per uno strumento stereo è geniale. E è un multi-effetto. Allora, non sto a entrare nei particolari tecnici troppo perché vi consiglio di andare a visitare il sito della Mod Devices e di vedere, però avete la possibilità di caricare tutta una serie di plugin che emulano veramente molto bene da cabinet, testate, pedali analogici di vario tipo, tutti quanti replicati in digitale che potete caricare su dei preset che vi richiamate in tempo reale. E che funzionano benissimo. E questo Mod Duo è un po' il cuore, diciamo così, del mio sistema. Nel senso che io entro su questi due input con la parte bassa dello stick, che lo conosce, insomma, sa che è uno strumento separato fra due parti, una bass side e una melody side, una bass side accordata per quelli divertiti, una melody side accordata per parti perfette. E quindi io entro separatamente nei due input 1 e 2 e ognuno ha la propria catena di effetti e amplificatori virtuali, con i quali poi esco ed entro direttamente su questo mixer sui canali 1 e 2. La parte alta a sua volta la splitto, diciamo così, la divido grazie a un AB Y della Morley, la divido praticamente una parte mi va per l'appunto nel Mod Duo ed è diciamo la parte centrale. Una seconda parte entra in questo Zoom G3X che ha secondo me dei suoni molto interessanti, anche qui ho un bel preset, dal quale esco stereofonicamente, quindi left e right, e vado su altri due canali del mixer. A questo punto io ho quattro canali da cui esce il suono che mi danno l'insieme del suono. Quindi diciamo, il Mod Duo entrambi sono centrali, la parte bassa e la parte alta, mentre lo Zoom G3X è perfettamente pampottato left e right. Questo insieme, diciamo così, mi dà l'insieme delle sonorità, per dire, se io, questa è la parte soltanto che riguarda lo Zoom, mentre questa è. Del mio mixer, vado sulla mia spia e la mia spia monitor, dalla quale ho il mio suono in diretta e con questo sostituisco i due amplificatori che in teoria dovrei avere. Mentre all'esterno do il left e right del mio mixer, dove sono già settato con tutti i tagli di frequenze così come li ho scelti, così come ritengo che siano più adeguati per lo strumento, in modo tale da risolvere qualsiasi situazione al fonico che si ritrova direttamente left e right, già tutto mescolato, avete fare piccole correzioni ambientali che qualsiasi fonico fa. Però diciamo, tutto questo è il risultato di, ora quest'anno sono 10 anni che ho comprato questo strumento, è il risultato di 10 anni di prove, di situazioni, di volte in cui non ti senti, di errori tantissimi, perché poi gli errori sono fondamentali. Sbagliare, io dico sempre, sbagliare mi capita tuttora, magari sei lì che la sera ti martelli i cosiddetti, ma quella sera hai imparato qualcosa in più, perché secondo me si cresce e si migliora se si sbaglia, se in questi 10 anni sono cresciuto e sono migliorato, perché ho sbagliato veramente tanto. Quindi diciamo, gli errori commessi nel corso degli anni, non solo in termini tecnici, ma anche in termini proprio di scelta di scelte sonore mi sono serviti per arrivare a questo punto in cui in qualche maniera adesso finalmente riesco a sentirmi, a suonare. Questo è il set che ho portato anche in giro per l'Europa quando sono stato a fare questo tour e quello che ho portato in palchi anche piuttosto grandi come Musicultura lo scorso anno con Francesco Renero e altre situazioni abbastanza grandi, BMA Polonia, eccetera.
E devo dire che ad oggi non mi ha mai ferito, spero di continuare a ferire. Spero di essere stato esaustivo senza. Poi qui c'è Jacopo che ci può illustrare tutta la sua gamma No, io. sonora che è meravigliosa. Prego. Sì, no, io, vabbè, ora in questa situazione, questo diciamo è una pedaliera da, diciamo, acustica, situazione acustica, io in ambito rock ho un'altra pedaliera più impegnativa dal punto di vista dell'effettistica, diciamo così, con l'M9, della NCX, eccetera. Io ricordo, scusami se non ti ho presentato adeguatamente, di Avociani anche il violinista, di un violinista e mandolinista, che suona anche il mandolino elettrico, non solo suona con noi con Francesco Venero, ma suona con tante altre Sì. situazioni, soprattutto con un gruppo storico come i Gang, un gruppo storico italiano che c'è da tanti Ah sì, anni, beh, l'85, sì, per cui lui quello non del suona con Papa. loro all'85, ma No, e con loro avevo pochi utilizza anni. anche delle cose. Sì, no, lì utilizzo un set di effetti tipo wah, eccetera, cose un po' più estreme, chiaramente passando chiaramente dall'acustica, dal folk al punk, quindi con loro, quindi chiaramente tutta una serie, c'è bisogno di tutto un range sonoro particolare. In questa situazione qui, in cui sul disco il violino è un po' sporcato, ma sostanzialmente è un violino acustico, è più registrato il violino pulito con il microfono alla vecchia, che abbiamo il microfono davanti. E, ecco, per appunto andare in giro, il problema è sempre il solito con uno strumento a mischero, come dico sempre io, ma è questo, che dà sempre problemi, è fonico, per il problema degli entri, ecco, gestirlo, l'equalizzazione, sì, che in questa maniera io gli do il mio canale, è tutto già equalizzato. Il cuore di questa mini pedaliera che ho fatto è questo, anche lì, frutto di, come diceva Michele, di prove su prove, cose, cambi, errori vari. È questo fly rig della Tech 21 che è uscito da poco e onestamente io avevo quello della chitarra elettrica, che era prima, che però non aveva l'equalizzatore. Questo mi dà, questo ha un compressore, un SansAmp con l'equalizzatore e un FX che ha, diciamo, un delay o un chorus da poter scegliere. E quindi ha, diciamo, tutto il minimo indispensabile che può servire in una situazione acustica con il violino, ecco. E, almeno quello che uso io, le sette cose che posso usare io in acustico. E, quindi posso girare anche solo con questo. In più intorno ci ho messo un harmonizer, un Pog, dell'Electro Harmonix, quindi con un'ottave fondamentalmente, poi una distorsione per, diciamo, come si dice dalle nostre parti, fare un po' il ganzo su da soli quando c'è bisogno. E un phaser in più, c'è una BY della Moir che mi serve in situazioni in cui, non come questa, ma in situazioni in cui devo portare magari due strumenti e quindi posso splittare il canale tra il violino e il mandolino, per esempio, o violino e una chitarra, ecco. E in questo caso prendo con un solo canale e giro sulla stessa pedaliera, ecco, in questo modo qua. E niente, poi questo video qua, l'amplificazione è uno Schaeffler con il suo preamp, quindi ecco, è la situazione, diciamo, che dopo tanti anni, come diceva Michele, è la situazione, diciamo, ottimale per più che altro trovarsi sempre, diciamo, coperti in tutte le situazioni, ecco, in modo da poter andare ovunque, dalla situazione mini come questa al palco più grande e avere sempre, diciamo, il tuo suono e non avere grossi problemi di rientri, spie, non c'è la spia. Io in genere ho il mio amplificatore che appunto lo portiamo per evitare anche il rischio che poi il violinista in genere la spia non ce l'ha mai, nel senso che in genere ce l'ha due il cantante, ma in genere è un classico, quindi diciamo che ha bisogno, ce l'ha lui lo strumento. E, no, no, infatti è un classico, però vabbè, è normale così. Oppure sulla tua spia è in genere splittata con quella del chitarrista, che in genere attacca la distorsione, quindi non sente più niente. Quindi avere il tuo amplificatore, ecco, io adesso mi sono trovato bene con un LC8 della Lombardi e utilizzo quello perché quello anche lì, dopo averne provati diversi, ho trovato questo che ha un grande valore, che è quello di avere il principio dell'hi-fi, come parlavo con Renato Lombardi, per l'appunto, che è quello che, provando anche il violino, semplicemente attaccarlo dentro senza passare da niente, suona bene, proprio così, giusto. E quello è proprio un gran, cioè è un amplificatore neutro che, ed è soprattutto il dinamico, che segue molto le mani di chi suona, ecco, che tante volte si sta più attenti ai piedi che alle mani di chi suona, invece quello segue molto le mani, quindi se uno spinge, spinge, se uno suona, diciamo, più leggero in situazioni folk, che ti segue in quella maniera lì, e quindi è perfetto, ecco, per un violino, ecco, secondo me, ecco, senza dover. Poi ci sono anche altre possibilità, un air piuttosto che gli scelte, però ecco, io per ora mi sono trovato bene in questo.
gran suono. Ringrazio. E te cosa usi invece? Ce lo dico un'altra volta. Ci fate sentire un altro brano? Sì. Va bene. Allora, e in particolare? Allora, il brano, questo è il secondo brano del disco, si chiama La danza del vento. Non del vento, ma del vento. Thank you.
questo è il momento in cui il protagonista, dopo aver incontrato questa persona speciale di cui lui, per il quale lui sente questa attrazione, si perde un po' nei mille rivoli della vita, si perde un po' nel vento, no? Come si perdono a volte i marinai nel mare, seguendo i canti delle sirene. E quindi questo brano nasce proprio con l'idea di un movimento continuo, di un qualcosa che ti lascia sempre spostato. Da qui il fatto di suonarlo, di scriverlo in sette quarti, perché è sempre un qualcosa che ti sposta, no? E anche armonicamente è un po' particolare, perché in realtà parte in do maggiore, ma poi immediatamente modula subito. E tutto il disco, diciamo che, ecco, fondamentalmente le tonalità con cui si parte non sono mai quelle su cui si rimane, fondamentalmente. Ci sono tante modulazioni, ma semplicemente così, non è stato nulla di ragionato, è stato tutto è venuto molto naturalmente. Laddove le melodie sono, cioè, perlomeno ho tentato di scrivere delle melodie che fossero comunque cantabili, che fossero comunque... che fosse possibile seguire senza troppo impegno, tra virgolette. Sì, è un pezzo molto impegnativo anche proprio per l'economia della cosa, cioè già la parte, diciamo così, il chorus, la parte A, e questo... fa più o meno le stesse cose, laddove invece la sinistra che cambia accordi, ed è poi più o meno così per tutto il resto del brano, in cui ci sono quelle notine che devi prendere, che poi se non le prendi, insomma, cambia poco, che nel senso non cambia l'insieme come dovrebbe cambiare, ecco, quindi cambia poco ma cambia molto. Ok, volevo farti una domanda da schicchista. Dimmi tu. Usi la light coach, vero? Assolutamente sì, per un motivo molto particolare. Questo strumento, uno strumento dell'86, se non vado errato, è uno strumento in policarbonato che non fanno più e fuori produzione da tanti anni. Che è uno strumento, secondo me, una bellissima luce, un bellissimo suono. Ierro ce l'ha uguale. Sì, Ierro ce l'ha uguale, infatti. Ierro sì, fantastico. Ma ha questa particolarità che non ha il gasolio. Cioè, all'interno non ha quell'anima in metallo che serve a stabilizzarlo. Quindi le light sono le uniche corde che posso usare, perché con le medium o addirittura con le heavy sarebbe una tensione troppo grande e si piegherebbe male. Già, diciamo, è molto sensibile agli sbalzi di calore, essendo il policarbonato. Ricordo che l'anno scorso, quando eravamo fare una delle cose del periodo di musicultura, un momento terribile per cui dovevamo fare una cosa all'aperto, durante il soundcheck si era scatenato l'inferno, come era venuto giù pioggia, eccetera, eccetera, poi a un certo punto è rispuntato il sole, ma chiaramente avevamo perso il proprio ore, eravamo 8 gruppi di personale, quindi tutto molto velocemente, ci hanno fiondato su questo palco non coperto, con un sole che arrivava diretto, e tempo 10 minuti mi si era praticamente appiattito il manico e lo strumento non suonava più. Quindi non ho fatto il soundcheck con lo stick, ho fatto il soundcheck con il pezzo su cui suonavo il basso, ho dovuto portare lo stick all'interno della mia camera d'albergo con l'aria condizionata a manetta, si è fortunatamente ripreso, dopodiché la sera sono andato sul palco direttamente senza soundcheck di nulla e ho dovuto suonare in camera. Questo è forse il limite di questo strumento. Non avendo il crosscode, luci molto forti, cose di questo genere, infatti sono sempre più un po' a controllare la cordatura, perché diventa un po' pericoloso. Però questa cosa mi dà la possibilità di avere un suono piuttosto brillantino, che è un po' anche la caratteristica di questo strumento. Spero fra non molto di poter prendere... l'idea, come dicevo prima, sarebbe prendere un 12 con un pickup diverso, con un block, con un pickup in passive form, mi piacerebbe provare, chiaramente un 12 in legno con Crossroad e soprattutto la possibilità di, qui abbiamo
vedi soltanto i volumi della parte bassa e della parte alta. Mi piacerebbe invece avere anche una qualche forma di equalizzazione, almeno in termini di apertura e chiusura di alte e basse, per cercare di giostrarci un po' di più anche in termini di suono, da questo punto di vista. Poi certe cose le ho risolte, diciamo, ora questo disco, tranne che in un pezzo, diciamo, tranne che in un brano, tutto il resto del disco è fondamentalmente basato concettualmente più o meno sugli stessi suoni. Poi all'interno del disco chiaramente gli ambienti, i riverberi, il mixaggio fra le varie parti è leggermente diverso per dare per l'appunto delle atmosfere leggermente differenti, ma volutamente, essendo una storia che parla poi di due persone e quindi realizzata con due strumenti, ho cercato di avere più o meno gli stessi suoni, che quindi saranno quelli che sentirai qui stasera. Però diciamo, ecco, poi chiaramente per situazioni di altro tipo utilizzo anche altre sonorità un po' più forti, un po' più, magari qualche filtro là, qualche cosa di questo genere, cose leggermente differenti. Benissimo, volete riservarci un brano o più come... differenti. Io ne farei uno perché visto l'orario, magari che forse ci siamo prolungati un po', uno andrebbe bene. Non lo so. Vogliamo provare. Dici te? Sfuggito poi lo rifugio. Rifaccio io, mi Ok, allora proviamo con Polimeri. Quindi si suonerete? Polimeri Effimeri, che è la title track del disco. Capisce che noi stiamo per l'appunto quello che dicevo prima, dei polimeri effimeri, quindi che l'amore e il volersi bene, cercare di essere più uniti e solidali l'uno con l'altro, forse è la cosa più importante che ci tiene in vita, diciamo, su questo strano pianeta.